a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, il primo video su Farm Simulator 2016, il primo video in italiano, specifichiamo, il primo video in italiano su Farm Simulator 2016. Questa è la grafica un po' iniziale del menu, postazioni, riconoscimenti, vabbè, multigiocatore, singolo. Allora, adesso vi presenterò, adesso questa qua è proprio la mia, dopo vi spiegherò tutto. Questa è la fattoria iniziale, è Mitrebia, Comia, sì, in teoria è la shampoo, mi sembra, perché è ancora 2015, ma tanto che qua è 2016. Abbiamo, allora, trattore iniziale, abbiamo questo, il Hulliman, poi c'è lo Steyr, il Same, il Case, Lamborghini, New Holland e un altro Case, questo è il mio preferito. Poi abbiamo il camion con il suo rimorchio, i due rimorchi, uno questo qua per trasportare i mezzi e l'altro frumento, così. Abbiamo l'auto, il dolly della Fjalg, vabbè, per agganciare i carri del camion e i trattori. Ecco Sampo, ecco l'antitrebbia della Sampo, questo qua iniziale. Poi abbiamo la case o case, come la volete chiamare voi. E infine la New Holland. Poi in questa partita qui adesso hanno tolto il frumento, no, scusate, hanno tolto l'orzo. In compenso però hanno aggiunto barbabietole e patate. Barbabietole da zucchero e patate. Questa è la Grim, è per le patate. Una più piccola, una più grande. Però, no, scusate, allora, questa è per le barbabietole e questa è per le patate. No, perché nel 2013 erano diverse. La Cron, la trincia. Poi qua abbiamo le barre della Sampo, quella per il mais e questa qua per frumento e colza. La barra della Case, New Holland. Caratteristica di belle queste qua, che si chiude, cioè quando le staccate esce il carretto, tutte le barre queste qua. Abbiamo lo strumento per le balle della New Holland, quello per raccogliere l'Arcusin, ormai classico dal 2013, uscito anche nel 2014-15 e adesso c'è anche nel 16. Il coltivatore Amazon, Frozen Knot, Horse. Poi abbiamo le seminatrici della Funk, Waterstad, Grim, che questa è esclusivamente solo per patate. Poi abbiamo spandi fertilizzanti Amazon, questo c'era già anche dal 2013. Abbiamo il Marshall, la novità, la Zun Hammer, c'è nel 2015 anche, sì, un po', no, allora è come un 2015, soltanto che ha messo 2016. Abbiamo lo span di lettame della Bergamann e poi c'è un da Gilbert. Questo è il carretto iniziale che avete, Brander, ok. Poi avete l'Iron Line, Fig, Cramp, Pontiger, è una falciatrice, anche questa, la Unc, abbiamo anche il voltafieno, Pontiger abbiamo il ranghinatore, Bergamann c'è il carro, il cassone da carico, 2 e 3 assi, il 3 assi è questo, sì. Novità per il telefono, che c'è la silvicoltura, o meglio la legna.
Questo qua è per tagliare le radici, ecco. Vediamo lo Scorpion King della Pons, sempre, e anche il Buffalo. Per lavorare avete bisogno di tutti e tre. Può caricare fino a 12 tronchi. Questo invece non li carica. Vedete? Gli alberi tagliati, tolti le radici, ricrescono. Adesso questa è partita facile, cominciamo con 25.000 dollari. Qua abbiamo la mappa. Quando il simbolo giallo... Allora, a casa, notatelo, c'è le mucche, pecore, così. Notate che uno è giallo e l'erba, vabbè, è verde. Lasciamo stare. Quando il simbolo, tipo questo qua, adesso parliamo del frumento. Quando è verde, vuol dire che non è ancora pronto. Quando invece diventa giallo così, è pronto. L'erba così vuol dire che è pronta, se no non ci sarebbe il simbolo. Questa è un po' la mappa. Dopo la visiteremo. Quelle macchie verdi scure vicino al lago, c'è la foresta, anche qua in basso al porto. Poi qua sul telefono hanno aggiunto le pecore, ma dopo andremo a vedere tutto. Qui abbiamo tutti i prezzi. Già, avete le statistiche. Con principiante, un ovellino dipende. Avete il magazzino con 10.000 litri di roba, di tutto. Avete caratteristiche pecore, mucche, impianto biogas. E vabbè, l'estetico della fattoria. Ecco, difficoltà io adesso ho messo novizio. Tanto per cominciare. Quantitativo venduto e prezzo. Beh, poi avete le impostazioni, il manuale esce che vi salva automaticamente. Allora, potete modificare le impostazioni della guida. Dovete andare su impostazioni, togliere il giroscopio se volete la barra. Adesso ve la faccio vedere come diventa. Vedete, avete questa qua. Con questa qua ora si gira, ma io sono più comodo girando il telefono. Allora, questo avete già un campo di frumento pronto. Qua c'è la mappetta. Qua avete il campo da appiccare, sempre vostro, e avete un campo d'erba. Qua ci sono le pecore, che hanno già fornito il carretto per trasportare la lana. Questo qua si scarica l'erba. Qua ci sono i silos di casa, tutti quanti. Qua si scarica. Beh, insomma, qua qui si carica la seminatrice. Adesso noi giriamo attorno. Ha un piccolo piccolo difetto che si blocca un po' lo sterzo, non gira a volte. Vabbè, qua cosa abbiamo qui? Niente, le mucche sono qua. Qua scaricate paglia e erba. Qua caricate il letame. Lì c'è la botte del latte, deve caricare. E questa è un po' la fattoria. Anzi, ho dimenticato una roba. Qua non è la botte del carburante. Sembrerebbe una botte del carburante, ma invece è per riempire lo span di fertilizzante. Questo. Questo si riempie qua. Adesso vi faccio vedere un po' tutto, tutta la mappa.
Per fare il carburante, vedete là c'è il distributore e qua si sporcano le azzi, lasciano le tracce. Adesso vi faccio vedere una roba. Qua voi andate qua, fate il rifornimento e per pulire, vabbè, basta che andate qua, è l'unico posto, vedete? Mi ha pulito le ruote. Quando ha finito si spende, però quando ha finito lo smette. Allora, qua il clacson, a me quello che ho scaricato nel 2014 non funzionava, fa costare i mezzi come avete visto. Qua siamo al mulino, qua si scarica. Più su in città abbiamo la panetteria, il testo col trattore qua basso nell'angolo è per cambiare mezzo, qua si scarica la panetteria, poi adesso andiamo a vedere come si chiama, forse è la segheria se non mi sbaglio, adesso guardo. Perché adesso non ci sono ancora arrivato a tagliare i tronchi. Questa si dovrebbe essere la segheria. Sì, la segheria. Voi venite qua con i tronchi, col bufalo, passate sopra qua e ve li vendo. Il campo più costoso del gioco costa 1.800.000, invece i campi meno costosi sono 100.000 euro, dollari. Poi qua abbiamo il biogas, qua dietro la montagna. Devo passare per strada. Eccolo qua. Qua questo è il biogas. Qua si viene a caricare gli scarti con la botte. E qua si scarica il trinciato. La vasca 1, vasca 2, vasca 3. Poi. Adesso vi faccio vedere. Quella dovrebbe essere la stazione. Basta guardare sulla mappa e ve lo dice. Sì, quella lì è la stazione dei treni. Questi sono gli alberi da tagliare. Dopo ricresceranno nello stesso punto. Nota, sradicati le radici. Questo qua si scarica. Questo è un campo d'erba. Andando più giù troviamo la filanda, che è questa,
dove voi venite qua con la lana, passate sopra qua col carretto, 8 banche di lana alla volta e vi rivende. Qua abbiamo il negozio col distributore, i mezzi vengono messi qua, poi adesso c'è la locanda, qua il punto di scarico della locanda. Quello aspetta, il ricarica semi dovrebbe essere, aspettate, semi, sì. Qua vabbè, Vittorio fanno idea dove ci sono i mezzi. Vedete? Cliccate sopra e dice. Vedrà tutte le impostazioni. Come penultimo posto, vabbè, se siete un po' lontani da casa, c'è qua la ricarica dei semi. Andate ancora in quel cerchietto rettangolo giallo e ve le caricate. Ultima cosa, adesso andremo a vedere il porto e dopo il video conclude qua, sempre che non ho nient'altro, e a presto verrà iniziata una serie sul 2016, la prima serie sul 2016 su tutto YouTube. Sì. Eccoci qua. Ragazzi, questo è il porto. In fondo la mappa. Vi ho lasciato fuori un po' la mappa, così vi orientate dopo. Questa è una foresta. Forestina, sì, non è tanto fitta. E non dovrei dimenticare niente. Questo, allora, vedete la stazione, quello di fianco è il campo più costoso di tutti. Dopo quelli meno costosi mi sembra che siano anzi è a 70.000 è il campo meno costoso, questo qui vicino ai semi. Dopo ci sono da 100.000 pure, dopo i vari prezzi aumentano, 250.000 e varie. Questa è la mappa di farming. A breve inizierà anche la serie. Non ho nient'altro da dirvi. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, mi raccomando, tante visualizzazioni, ma soprattutto più iscritti, sempre più iscritti. Siamo a 31 iscritti. Andiamo avanti così, il canale non chiuderà di sicuro. E noi ci vediamo con un nuovo video. Bella ragazzi!